L'ICC è leggermente dislocato, nel senso che noi siamo come sede centrale a Poiano e il sindaco è venuto e ha conosciuto i nostri bambini, dove abbiamo una scuola primaria, devo dire, di eccellenza. Ecco, come tutti gli altri plessi, abbiamo altre quattro scuole primarie, Novaglie, Santa Maria in Stelle e poi abbiamo anche la scuola di Quinto. Io qui ho anche il mio staff che ringrazio di essere venuto. Vengono a controllarmi comunque sostanzialmente. Ecco, io penso che questa dislocazione ovviamente risponde alle esigenze del territorio. E non si esaurisce qui perché? Perché effettivamente noi abbiamo poi anche la scuola primaria, la scuola, scusate, secondaria di primo grado, però più a nord rispetto a questo quadrilatero, perché a Marzana confina proprio con l'ospedale. Ed è, diciamo così, forse un pochino il nostro, diciamo, tallone di Achille. Perché? Perché noi abbiamo quattro scuole primarie di grande eccellenza dove facciamo delle progettualità innovative. L'assessora ha potuto constatare, so anche che con la maestra Martina ha preso contatto per la robotica educativa, ma le nostre maestre sono favolose in tutti i plessi, quindi noi facciamo delle attività educative e offriamo dei servizi educativi veramente di grande qualità. Questa qualità noi però la mettiamo anche alla scuola secondaria di primo grado. Le Caperle hanno sempre potuto fregiarsi di una scuola di qualità. E quando noi parliamo, e quindi ringrazio il dottor Bezzetto che prima ha fatto veramente in quattro pennellate una ricostruzione dei nostri giovani, degna direi di Monet, insomma, molto impressionista, ma molto molto efficace. Ecco, i nostri ragazzi sono ragazzi che non sono così malvagi. Qualcuno ha qualche problematica, qualche criticità, qualche sofferenza, e concordo con il sindaco che le responsabilità non possono essere soltanto dei ragazzi in sé e neanche della scuola, ma sono degli esercenti la responsabilità genitoriale, cioè sono dei genitori che spesso delegano l'amministrazione, delegano i servizi sociali, delegano alle scuole, a tutto quello che è esterno alla famiglia. Quindi sicuramente dobbiamo riappropriarci di un ruolo importante, no? Come adulti. Ma è proprio questo ruolo che dobbiamo noi, diciamo, fare leva, nel senso che su questo ruolo, su questo ruolo di educatori, come genitori, come docenti, noi dobbiamo ripartire, cioè dobbiamo ricostruire tutto l'assetto educativo. Nel senso che dopo 2 anni di lockdown i nostri ragazzi presentano delle criticità. Queste criticità le famiglie a volte non riescono a risponderle. La scuola offre i suoi servizi educativi che sono di grandissimo livello, continuo a dire. Per cui noi facciamo didattica sperimentale, facciamo moltissimo sport. Per esempio le Caperle. E alla politica, dottoressa Soraci, che cosa chiede? Adesso ci arrivo. Ci arrivo fra un minuto. Dovrebbe arrivarci velocemente. Velocemente. Allora, io dico che facciamo tanto sport, tanta attività, però a noi manca quello che è lo spazio. Le Caperle sono un bellissimo edificio, se lo conoscete, ha questo bellissimo viale, è stupendo, ha una zona esterna favolosa, però le aule sono quelle di un collegio della fine del 1800, quindi sono piccole. Quando l'ufficio scolastico mi ha chiamato dicendomi,
diamo tre classi da 28, mi sono venuti i brividi, perché io non ce l'ho lo spazio per 28. Non ce l'ho e quindi devo combattere su questo punto. E non solo, non ho una palestra. I nostri ragazzi vanno fuori in cortile, estate, inverno, sotto l'acqua, vanno sempre in cortile. Bellissimo, tutto quello che volete, è una ripresa della socialità, senz'altro, però la socialità non la possono riprendere al 100%. Eh no, perché? Perché non hanno un'aula magna. Allora cosa chiedo io? Beh, io chiedo una riflessione sull'importanza di dare alle caperle una struttura adeguata, che potrebbe essere, e chiedo, faccio la proposta, un ampliamento della scuola di Poiano. Perché? Perché con la Presidente abbiamo visto che stanno facendo, inizieranno questi lavori, forse fantomatici, non lo so, ecco, davanti alla scuola. Ma dietro noi abbiamo tutta una serie di terreno libero, piano, dove si potrebbe recuperare con una struttura una scuola e quindi offrirci la possibilità, e offrire anche a me e ai ragazzi, di un maggiore dialogo, perché la dirigente in questa maniera non deve correre ogni giorno ad andare alle caperle Poiano Marzana, ma sarebbe lì, sarebbe presente. Quindi la mia richiesta è questa: o nella peggiore delle ipotesi pensare a una ristrutturazione delle caperle, ma una ristrutturazione seria, è un bene però tutelato dalle belle arti. Benissimo, qui è difficile. Grazie.